Buongiorno, lei è? Avvocato Roberto Donzelli, UTP, Associazione Utenti del Trasporto Pubblico. Quindi lei stamani è venuto qui a un convegno al Teatro Colosseo, ad una manifestazione organizzata dall'associazione Progetto Celio. Sul tema drammatico della mobilità, in particolare di quel che viene chiamato disastro della metro C. Che impressione si è fatto di questi lavori? Disastro della metro C lo dicevamo già noi 15 anni fa, quindi le scoperte odierne della Corte dei Conti erano già ampiamente prevedibili già a suo tempo. È un progetto sbagliato che ha distrutto una ferrovia già esistente, quindi con un saldo trasportistico zero, che vuole scavare buchi enormi sotto al centro storico senza reale necessità, perché a Roma le metropolitane servono in periferia dove abita la gente, non nel centro, che comunque è già raggiungibile con le linee esistenti e con i mezzi di superficie anche da migliorare. Forse perché il ritorno economico nel centro storico è più elevato che non fuori dal raccordo? Beh certo, costruirla lì costa di più, quindi chi ci guadagna? Chi la costruisce? Non certo chi paga. Tanto comunque il problema è questo, i soldi sono finiti, quindi per adesso ci dobbiamo fermare. Poi se ne riparlerà quando... Come si fa a fermare l'amministrazione comunale che caldeggia questo infausto progetto? Beh, intanto facendo notare che i soldi sono finiti, quindi fermarsi. Ma lo dicono anche loro? Lo dicono anche loro. Alemanno lo ha anche dichiarato a presa diretta. Stanno cercando questa baratteria metropolitana in cambio di cubature, cioè facciamo un doppio regalo. Le regaliamo l'appalto, poi gli regaliamo le cubature. E come si può bloccare, secondo lei? Rimettere in discussione i tracciati delle linee. Meno tronchi sotto il centro storico, togliere tutti questi scavi spaventosi e invece più linee in periferia, andare a riprendere alcuni progetti che erano stati... Ma se Alemanno ha la maggioranza, magari prima delle prossime elezioni del 2013 riuscirà, come devo dire, ad approfondire questo progetto, a renderlo ancora più rovinoso. Allo stato attuale, a un anno dalle prossime elezioni, dove forse Alemanno potrebbe, secondo i sondaggi, uscire anche sconfitto. Come può il cittadino di Roma, il cittadino attivo, come fa? Raccogliendo le firme per un incontro? C'è qualcosa di più secondo lei? Manifestare, protestare, muoversi tutti quanti insieme. Superare lo schermo della censura che sta accadendo su questa cosa. Chi è che censura? I padroni dei giornali, che sono i costruttori stessi. I padroni dei giornali, ma va bene, noi sappiamo a quale giornale si riferisce, però i giornali, diciamo, non legati direttamente alla rendita edilizia e fondiaria potrebbero aiutarci a far passare la notizia. E ha un suggerimento da proporre ai mass media, oltre a quello molto modesto che sto proponendo io, di andare su internet come giornalista civico? Sì, moltiplicare la presenza su internet, su tutti i mezzi possibili, e farci sentire.